70 milioni di metri cubi di acqua depurata, più di 2.700 tonnellate di anidride carbonica risparmiate all'ambiente e quasi 5 milioni di volumi di acqua salvati dalla dispersione idrica. Sono questi alcuni dei dati raccolti da Gori all'interno del bilancio di sostenibilità 2020, presentato nell'ambito della conferenza stampa in cui l'azienda ha illustrato i risultati del suo impegno sostenibile, declinato nelle azioni messe in campo nel corso dell'ultimo anno e negli obiettivi da realizzare nel prossimo futuro. Uno su tutti la riqualificazione del bacino idrografico del fiume Sarno. La sostenibilità è per Gori uno dei pilastri della sua azione quotidiana. Infatti possiamo dire che il servizio idrico integrato è nativamente sostenibile, in quanto le due azioni principali su cui operiamo sono recupero delle perdite idriche e quindi degli sprechi e recupero della bagnabilità attraverso la depurazione. Su questi fronti in questi anni tanto abbiamo fatto e tanto abbiamo ancora da fare. I primi risultati li abbiamo già consolidati, una riduzione delle perdite, abbiamo ridotto di quasi 5 milioni i volumi di acqua immessi in rete l'anno scorso e siamo impegnati in un grande programma di interventi che avranno come obiettivo principale il risanamento del Sarno da un lato e quindi anche della bagnabilità dell'intero Golfo di Napoli. Oggi presentiamo il nostro secondo bilancio di sostenibilità, il documento di rendicontazione non finanziaria a cui Gori non è obbligata per legge, ma che ha voluto redigere in un'ottica di trasparenza, ma soprattutto in un'ottica di inclusione e di coinvolgimento del territorio. Perché nel bilancio di sostenibilità sono riportati gli obiettivi e le azioni concrete che Gori ha messo in campo in ambito ambientale, sociale ed economico, ma sono tutti obiettivi che Gori ha condiviso con il territorio che gestisce attraverso l'ascolto dei propri stakeholder. Parliamo dunque di istituzioni, amministrazioni comunali, scuole, associazioni dei consumatori, ma anche gli stessi dipendenti e le risorse umane di Gori che hanno risposto a dei questionari o a delle interviste per indicarci quali fossero i temi più importanti e più urgenti su cui lavorare. Noi della Gori ci siamo accorti che il concetto di sostenibilità è proprio un tratto caratteristico della nostra azione nel quotidiano. È un tratto che contraddistingue sia i rapporti con il territorio, con l'utenza, perché abbiamo grande attenzione nei confronti delle esigenze dell'utenza e raccogliamo le loro istanze quotidiane, e sia, devo dire, al nostro interno. Durante la pandemia tutti i nostri lavoratori, tutti i nostri addetti, e con il lavoro in smart working e con la presenza costante sul territorio, hanno dato un segnale evidente della loro presenza e del loro impegno.